Rinnovare gli infissi in alluminio. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi in alluminio per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Negli infissi in alluminio il rinnovo non è facile come in un infisso in legno, dove basta riverniciare il serramento, perché in un infisso in alluminio riverniciare una superficie già trattata, dove la verniciatura viene fatta al forno e possibile a 180 gradi, non dà i risultati voluti, quindi è una cosa che io sconsiglio. Un altro rinnovo che si tende a fare potrebbe essere la sostituzione delle guarnizioni. Se un infisso in alluminio è stato fatto come si deve, la guarnizione è una guarnizione che non si distrugge. Se si è distrutta, magari è un infisso talmente vecchio che oggi è difficile da trovarla sul mercato. Oppure spesso negli infissi in legno il rinnovo è la sostituzione del vetro, che in un infisso in legno può anche avere un senso. In un infisso in alluminio invece, se vado a cambiare un vetro, da un vetro singolo passo a un vetro doppio, e se aveva un vetro singolo l'infisso in alluminio non ha taglio termico, quindi non ha nessun isolamento, non ottengo quasi nessun risultato, perché vado a mettere qualcosa di isolante su un perimetro che non lo è, spendo dei soldi praticamente per niente. È un tipo di pratica che la sconsiglio. Se si è arrivati nella situazione di dover rinnovare un infisso in alluminio, è meglio iniziare a pensare alla sua sostituzione. Oggi esistono degli incentivi importanti, 50% e 110%, che possono aiutare in questa spesa comunque importante e che va fatta correttamente. Farla correttamente vuol dire fare le giuste scelte, vuol dire affidarsi a delle persone preparate che possono consigliarti, che purtroppo spesso non è chi ti fa il preventivo, perché chi ti fa il preventivo tira l'acqua al suo mulino, ti consiglia la cosa che gli è più comodo. Non sempre, ma si rimane comunque nel dubbio quando chiedi 3-4 preventivi discordanti uno dall'altro. Non solo, magari c'è quello che ti dirà no, fai il PVC che è meglio, quello che ti dirà fai il legno che è meglio, fai l'alluminio che è meglio. Io proprio per questo motivo ho creato un servizio di consulenza che si chiama Sistema Bisacchi. Lo puoi trovare su www.blogbisacchi.it. Ti posso aiutare a capire se i tuoi serramenti possono essere rinnovati tra virgolette o se è meglio sostituirli, e se è meglio sostituirli con quale scelta, con quale tipo di posa in opera, e scegliere il preventivo migliore. Ciao e al prossimo video.